Durante la colazione, ragazzi, non mangio soltanto latte e biscotti, ma inoltre mi bevo questo frullato con quali ingredienti, pa? Allora abbiamo banana, yogurt greco 0% grassi, latte d'avena integrale o anche latte di soia, avena, e soprattutto nel film. Bene. Questo lo facciamo andare tutto insieme. Poi se volete ci spruzzate anche un po' di cannella. Aggiunto tutti gli ingredienti, frulliamo. Un'ottima frullatura. In genere lo bevevo fatto dopo 2 ore la mattina, ma stavolta lo bevo appena fatto. Vediamo che cosa cambia. Veramente ottimo, è molto più dolce, vi assicuro assolutamente da provare. C'ho un po' dei capelli strani, tra poco andremo a tagliarli, dai. Finalmente ci siamo tagliati questi capelli che erano veramente terribili. Adesso sento tutta la testa ghiacciata. Niente, adesso torno a casa che fa veramente un freddo cane. E ci vediamo direttamente da lunedì che inizierò a fare la prossima settimana di massimali. Speriamo che vada bene, dai. Sono proprio curioso di come andrà. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video del canale Fresh Flower. Sono Fresh Shining e come nuovo contenuto vi porterò la mia settimana di massimali. Molto probabilmente sarò migliorato grazie alle zavorre, dato che fino a qualche mese fa facevo soltanto skill, endurance e zero zavorre. Infatti tendevo a migliorare molto lentamente e appunto facevo fatica a progredire. Sicuramente avendo iniziato a fare lo street lifting circa 2 mesi fa seriamente, molto probabilmente sarò verso la strada giusta, perché facendo ciò migliorerò molto più velocemente grazie all'aiuto delle zavorre che mi daranno un grosso transfer a livello di esercizi di base come pull up, dip e muscle up. Ma ovviamente per farmi andare avanti verso questo cammino ho bisogno di una sola persona. Assistente! Qualcuno l'ha chiamato? Assistente! Qualcuno mi ha chiamato? Buonasera, buongiorno. Buongiorno ragazzi, questo è il canale di Fresh and Flower. Sì, esatto. Oh, bene, bene. Aspetta che prendo la sedia, eh. Bene, mio caro Freschezza. Cosa facciamo oggi? Oggi è tempo di massimali, giusto? È sì, tempo di massimali. Bene ragazzi, avete visto che il livello di freschezza è migliorato, ma a noi non basta. Noi vogliamo continuare a migliorare, continuare a raggiungere nuovi obiettivi. Ma come raggiungere un obiettivo? Bisogna averlo qua, bisogna averlo in mente. E oggi lavoreremo per questo, perché, allora, cosa dire? Freschezza è molto portato in spinta, ma poco portato in tirata. Ma questa cosa non ti deve abbattere, mio caro Freschezza. Questa cosa non ti deve assolutamente abbattere. Anzi, tu diventerai un simbolo per tutti coloro che hanno poca motivazione, perché insieme adesso dimostreremo a tutti
che raggiungere un obiettivo è possibile, ma bisogna volerlo. Quindi, cosa facciamo adesso? Prendiamo un foglio di carta, arrivo. Allora ragazzi, come molti di voi ricorderanno, il diario calistenico, adesso è arrivato anche il loro momento. Che cos'è importante riguardo l'allenamento? Non è importante essere il più forte, ma la cosa più importante è quella di raggiungere i propri obiettivi. Perché non possiamo sempre confrontarci con gli altri, ma quello che è importante è dove arriviamo noi, da dove siamo partiti e dove arriviamo, ok? Dove possiamo arrivare? Una cosa molto importante per attivare questo processo è quello di scrivere gli obiettivi su un foglio e metterli in un luogo dove possiamo vederli ogni giorno, perché così sarà più facile raggiungerli. Ok? Adesso fai scherzo, devi scrivere qua i tuoi obiettivi. Ovviamente gli obiettivi devono essere fattibili, non è che puoi scrivere voglio volare o voglio avere 200 kg di squat per 10 rep. Devono essere obiettivi che reputi fattibili. Questo è molto importante, anzi lo scriviamo qua, obiettivi fattibili, e ci diamo anche una scadenza. Magari non li raggiungeremo questi obiettivi, però sicuramente ci avvicineremo. Quindi adesso facciamo così, scriviamo gli obiettivi e fra 3 mesi rifaremo questo video e vediamo dove siamo arrivati, in modo tale da lavorare per raggiungerli, ok? Allora, freschezza, abbiamo scritto i nostri obiettivi. Sono obiettivi parecchio ambiziosi e probabilmente non ci vorranno 3 mesi per raggiungerli. Però vediamo tra 3 mesi dove arriviamo. Perché comunque, piano piano, tu pensi di riuscirci? Sì, sì, secondo me potrebbe esserci qualche possibilità tra 3 mesi. Ci okay. Sarà il giusto tempo per migliorare. Ci credi abbastanza? Guarda i tuoi follower e dire che io credo di raggiungere questi obiettivi. Quanto sei motivato per raggiungere questi obiettivi? Tantissimo. Bravo. Così tu diventerai un simbolo e loro prenderanno esempio da te. Quindi è molto importante. Ma adesso freschezza, devo andare a fare i massimali. Quindi adesso mi raccomando, seguitelo. Ma soprattutto iscrivetevi al canale, perché ne vedete delle belle, ragazzi, come dico sempre, molto importante. Ragazzi, siccome prima avevo scritto gli obiettivi tra 3 mesi, come ha detto prima Domenico, scommetto che sarete curiosi di vedere i miei obiettivi, quali saranno. E ho deciso di appiccicarli qui. Vieni cameraman, falli vedere qui, così che almeno ogni giorno li guarderò. Ogni giorno li guarderò e mi ricorderò che dovrò concludere questi. Ok, a posto. Ogni giorno guarderò questi obiettivi e vi prometterò che a breve li chiuderò. La bomba, eh? Partiamo subito con i massimali. Come primo esercizio ho iniziato a fare uno stacco in straddle planche libera ancora non chiusa e un'apertura in straddle planche sempre libera. Ora passo invece a fare lo stacco con l'elastico grigio, arriverla a 3 secondi di massimale. Come ve ne avevo parlato nel video della prima puntata, mi manca ancora la forza nei lombari, se non lo avete ancora visto ve lo lascio qui in alto a destra. Poi passo a fare lo stacco con l'elastico arancione, arrivando a tenerla 7 secondi di massimale. A forza di farmi i video sono riuscito a migliorare la pulizia a livello di sensazione e così facendo ho migliorato la strada per essa. Ora passiamo al front lever. Da come potete notare sto facendo 10 rep di massimale di front lever raises full. Sono un po' squadrato e a livello dell'occhio inesperto non si nota proprio bene questo dettaglio. E infatti adesso vi zoomerò il punto preciso dove sto sbagliando. Zoomandovi la ripresa si farà avanti il primo errore, ovvero la mancanza di core durante la fase di salita e una scarsa propriocezione. E infatti, pur di migliorare questa skill, dovrò farla e rifarla ovviamente, lavorando tanto sulla tirata. Come ultimo esercizio tecnico e soprattutto noioso, che a breve vi lascerò la parte più interessante, faccio il front raises full ROM in one leg, cercando di mantenere la gamba flessa il più possibile a 90 gradi. Arrivando a fare 8 rep di massimale, la pulizia qui ad esempio era molto buona. A parte le ultime ripetizioni, ma ovviamente è più che normale quando ci si inizia a stancare molto.
Con questo concludo la parte noiosa e ora non vedo perché non debba portarvi un bel motivazionale. Quindi penso che sia arrivato il momento di fare sul serio. Cosa ne dite? Voglio cazzo, fanculo, palla, non pensare al dolore. Vai! Cazzo, va! Finalmente siamo arrivati alla chiusura di quest'altro video. Che dire, sono piuttosto soddisfatto dei massimali che ho fatto, ma neanche fin troppo. Ho fallito in alcuni esercizi, ma grazie a questo di certo non mi fermerò. Sarò ancora più motivato di prima. Non mi interesserà se succederà qualcosa del tipo di infortunarmi, ma io continuerò a spingere sempre più forte, non mi interessa niente. Questo non è uno scherzo, mostrerò a tutti la mia fame insaziabile e vi prometterò che prima o poi mi farò notare anche io. Detto ciò, se il video vi è piaciuto, ovviamente cliccate sul tasto like, non dimenticatevi di iscrivervi e attivate la campanella per rimanere aggiornati. Al prossimo video! Ciao! No, non devi dire ciao! Oddio, il Covid! Oh, fanculo!